epidemiologia dell'ospedale di Alessandria rappresenta sicuramente una risorsa per la sanità piemontese. È la terza in Piemonte per numero di posti letto e ricoveriamo circa 800 pazienti all'anno. Abbiamo poi alcuni servizi di estrema importanza, quale quello di allergologia, di endoscopia toracica e di broncologia. Ci occupiamo dei disturbi respiratori del sonno, ventiliamo pazienti in modo non invasivo, presentiamo un servizio di fisiopatologia respiratoria estremamente importante e di secondo livello, e in ultima abbiamo anche un ambulatorio che si occupa di malattie rare polmonari, che ultimamente è nettamente sottodimensionato rispetto alla reale richiesta dei pazienti. Per quanto riguarda la broncoscopia interventistica, noi utilizziamo dei broncoscopi rigidi di questo calibro che vengono introdotti grazie a un'anestesia generale, quindi assistenza anestesiologica attraverso il cavo orale, e riusciamo a introdurre questo tubo fino in trachea, in modo da visionare l'albero tracheobronchiale fino, diciamo, ai bronchi principali. L'ambulatorio di allergologia, che fa parte della struttura complessa di malattie dell'apparato respiratorio, si occupa dei pazienti affetti da allergopatie, facendo un coinvolgimento del paziente a 360 gradi. Le malattie allergiche possono avere espressioni cliniche a livello cutaneo, in primis respiratorio, pertanto l'allergologia è una branca della medicina che funziona come una specialità interdisciplinare. La struttura di chirurgia toracica di questa azienda si occupa di tutte le patologie toraciche che si presentano in tutto il Piemonte meridionale, soprattutto nel quadrante di Asti di Alessandria. Solo più recentemente, con l'introduzione di nuove tecniche di chirurgia toracica e soprattutto di anestesia e di terapia intensiva, che hanno consentito una cura ancora migliore di questi pazienti, la chirurgia toracica sta offrendo delle opzioni terapeutiche anche a pazienti affetti da insufficienza respiratoria, a cui un tempo veniva offerta semplicemente la terapia medica. La struttura di oncologia dell'azienda ospedaliera di Alessandria si occupa ovviamente anche di neoplasie polmonari, che rappresentano la prima causa di morte per tumore nel mondo e una delle prime come incidenza. Fortunatamente però nessun altro tumore come quello del polmone ha beneficiato negli ultimi 10 anni dell'introduzione di terapie innovative come quella a bersaglio molecolare e soprattutto l'immunoterapia. Tutte queste terapie sono disponibili presso la nostra struttura. Nella nostra struttura di oncologia le terapie vengono effettuate dai malati nei nostri ambulatori, nel nostro day hospital e per alcuni casi più complicati anche presso il reparto di degenza. Il gruppo interdisciplinare di cure GIC si occupa delle patologie toracopolmonari e si riunisce una volta a settimana insieme alla presenza di più specialisti per prendere insieme decisioni multidisciplinari in casi particolarmente complicati e da gestire in comune. Come noto, nella nostra area geografica l'incidenza del mesotelioma pleurico è veramente elevata. I numeri ci dicono che sia 20-30 volte superiore a quella che è la media nazionale, e da sempre gli specialisti nel nostro territorio sono molto esperti nella gestione clinica di questa patologia, e quindi già da anni era stato definito un gruppo multidisciplinare composto da tutti gli specialisti che nelle varie fasi della malattia intervengono nel percorso del paziente. Di estrema importanza e di estrema rilevanza è l'equipe delle cure palliative che ci affianca proprio sin dalla diagnosi. Dal 2012 è nata un'unità dedicata alla cura del mesotelioma, a cui alla cura standard sono state anche affiancati i protocolli sperimentali. Cosa significa protocolli sperimentali? Che abbiamo la possibilità di trattare i nostri pazienti con farmaci innovativi o con approcci innovativi che non potremmo avere se non all'interno di studi clinici ben definiti. E questo è stato possibile grazie alla presenza nella nostra azienda di una forte struttura per la ricerca che è stata creata ed è oggi diretta dal dottor Antonio Maconi.